Sulle rive del lago più alto del mondo, dove le acque del Titicaca incontrano il cielo della Bolivia, la Vergine di Copacabana, nel suo santuario a quasi 4.000 metri d'altitudine, veglia da 5 secoli sul destino dei suoi figli. La materna dolcezza dell'immagine lignea della Mamita de Copacabana, scolpita da Tito Yupanqui, indigeno Aymara, è stata riprodotta in un mosaico realizzato dal maestro veneto Albano Poli, donato recentemente a Papa Francesco come simbolo della comunione tra la Chiesa boliviana e quella di Roma. La scorsa settimana l'opera è stata collocata nel bastione di Maestro dei Giardini Vaticani nel corso di una cerimonia organizzata dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dall'Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia presso la Santa Sede. Il mosaico restituisce l'immagine della regina di Copacabana. La Vergine sta in piedi su una falce lunare, una luce splendente incornicia l'intera figura. Il santuario che la custodisce si trova nelle vicinanze delle isole del Sole e della Luna, luoghi ritenuti sacri per gli Inca, come ci ricorda l'ambasciatore Julio César Caballero Moreno. Il popolo boliviano sente che la Virgen Maria... Il popolo boliviano sente che la Vergine Maria a Copacabana si trasforma in questa madre protettrice, questa madre che protegge sempre i suoi figli più cari. A sus hijos más queridos, el lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo. Il lago Titicaca, che è il lago più alto del mondo, è la cornice naturale per questo santuario mariano in Bolivia. C'è una vicinanza con la terra, con la Pachamama, con la madre terra degli Incas e degli Aymara. C'è un sincretismo religioso profondo quanto si sente la Vergine così vicina. Non è una Vergine che siede su un trono, ma è la Vergine che sta con il popolo. Presenti all'inaugurazione dell'opera anche i vescovi boliviani ricevuti da Papa Francesco in occasione della recente visita ad Limina. Il presidente della Conferenza Episcopale Boliviana, Monsignor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, ha ricordato ai nostri microfoni la spinta evangelizzatrice impressa alla sua Chiesa dal viaggio compiuto dal Pontefice 2 anni fa in Sud America. Io credo che la visita del Papa, de maniera speciale, nos animò. Credo che la visita del Papa ci abbia incoraggiato in modo speciale nell'impulso missionario che c'è e che è cresciuto. Si tratta di questo impegno di tutta la Chiesa boliviana nella missione. Vogliamo che si possa veramente respirare in tutte le diocesi, in tutte le giurisdizioni ecclesiastiche, in tutte le parrocchie, in tutti i gruppi, questa sfida missionaria ecclesiale di arrivare ovunque. L'importante è consegnare la persona di Gesù alle persone di oggi e questo credo che la Chiesa boliviana lo stia facendo molto bene e ne siamo molto contenti. Povertà, violenze, disuguaglianze sociali sono numerose le problematiche pastorali con cui quotidianamente è chiamata a misurarsi la Chiesa cattolica in Bolivia. Ai suoi vescovi, Francesco ha indicato la via da continuare a percorrere. Fondamentalmente, che non tengamo miedo. Fondamentalmente ci ha detto di non aver paura. Annunciare Gesù, vivere e camminare con Lui è ciò che qualifica la nostra vita umana e cristiana. E Lui ce l'ha detto chiaro, varie volte. Non abbiate paura, conservate la fede, diffondetela, condividetela. E credo che sia il massimo che ci possa dire un successore di Pietro.